Di Chimera è uscito per parlare dopo il fax di cui si era parlato in settimana da parte dell'Arezzo per rescindere il contratto. Qual è la posizione della società? No. Determinate cose. Quello che ha dato più fastidio a questa società, e credo l'abbiamo detto, è stato il rispetto per le persone che hanno 2 anni fa intrapreso questo progetto, che hanno messo passione e tempo, diciamo, soldi anche, per far sì di far crescere un progetto a livello giovanile nella città di Arezzo. Questo è un po' quello che è stato la cosa che ha fatto un po' male a questa società. Il fax che è uscito era doveroso, ripeto, da parte nostra fare delle puntualizzazioni che sono state fatte. Nello specifico si parla di alcuni pagamenti non rispettati sia a livello di società sia a livello per quanto riguarda i ragazzi che erano ospiti del convitto nazionale. Avete detto che l'accordo si basa su 40 punti, questo è uno solo, non ci si può affidare solo ad un errore di interpretazione. Ripeto, la collaborazione da parte nostra è stata a 360 gradi. Vogliamo ricordare, come abbiamo detto, i 96 che a dicembre sono passati all'Atletica Arezzo, Morello e Parigi, che sono, diciamo, sono stati 2 ragazzi che erano in rampa di lancio nel nostro settore giovanile. Sono passati a loro perché era in atto una collaborazione e questi ragazzi da contratto potevano passare all'Atletica Arezzo a giugno. Abbiamo anticipato a dicembre, essendo 96, quindi 2 allievi che già giocavano sotto età sulla categoria allievi sono andati su una categoria superiore che è la Juniores, proprio per andare incontro alle esigenze dell'Atletica Arezzo, che voleva anticipare giustamente i programmi per l'anno successivo. Quindi diciamo che noi abbiamo rinunciato a un campionato importante allievi regionali a vincere. Potrebbe essere, non c'è mai la riprova nel calcio, proprio per questa collaborazione che c'è stata, che c'è e ci sei con l'Atletica Arezzo. Quindi voglio dire, noi a livello tecnico abbiamo fatto sempre e comunque il nostro dovere, a livello logistico ugualmente, perché quando l'Arezzo è stato qui da agosto a dicembre abbiamo spostato tutte le nostre attività su altri campi in orari diversi, quindi con delle difficoltà da parte di genitori e logistiche da parte nostra. Quando c'è stata la neve abbiamo dato il nostro campo in sintetico senza nessun tipo di problema. Quindi credo che la collaborazione è andata avanti nel migliore dei modi. E proprio a livello logistico adesso cosa accadrà dopo che c'è stato questo fax? Visto che il Chimera era una base importante per la Juniores, per la prima squadra, per la Juniores anche a livello di trasferte. Io credo che la cosa che si debba fare fra persone civili che hanno la ragione è quella di parlarsi. Ora, noi è chiaro che aspetteremo una risposta, una chiamata da parte della società dell'Atletica Arezzo per mettersi al tavolo e risolvere i piccoli problemi che è normale che sussistano fra una collaborazione fra 2 entità. Però si risolvono parlando e mettendosi a tavolino a parlare, non facendo dei fax o mandando o dicendo sui giornali cose che possono essere vere, però che sarebbe opportuno parlarne in altre sedi.